L'epidemia cresce e spaventa. L'RT in sale a 1.16. È il quadro delineato dal report del monitoraggio della cabina di regia ISS Ministero della nella mattina di oggi, mentre il governo vara il nuovo decreto legge che stabilisce la zona rossa per tutto il paese a Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Nel report, relativo al periodo 17 febbraio-2 marzo, si evidenzia che l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16, con un intervallo tra 1,02-1,24, in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range. E secondo i tecnici un valore di RT superiore a 1 indica che l'epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento. Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, ma anche quello dei ricoverati. L'epidemia di coronavirus è in espansione, scrive. Nella settimana dall'1 al 7 marzo si continua a osservare un'importante accelerazione nell'aumento dell'incidenza dei casi di meno 19 a livello nazionale rispetto alla settimana precedente, 225,64 per 100.000 abitanti, 1 a 7 marzo, verso 194,87 per 100.000 abitanti, 22 a 28 febbraio, viene spiegato ancora. Continua dopo la foto il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica, 31% verso 26% della scorsa settimana. Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2. (327) 2 marzo 2021, a 2756, 9 marzo, risulta ancora dal monitoraggio. Tale tendenza a livello nazionale sottende forti variazioni interregionali, si precisa, con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica e il relativo impatto, uniti all'incidenza, impongono comunque misure restrittive. Continua dopo la foto secondo il Messaggero dal 15 marzo in rosso finiranno le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche. Mezza con la paura che il numero possa crescere di settimana in settimana, in parallelo con l'aumento dei casi e la nuova ipotetica direttiva, non ancora confermata, del passaggio in zona rossa automatica per le regioni con un tasso di incidenza epidemico pari a 250/100. O 00.000 abitanti. Continua dopo la foto a poche settimane dalla seconda Pasqua blindata, con il lockdown totale di 3 giorni contenuto all'interno del decreto legge approvato questa mattina, l'appare ormai spaccata in 2. Per 10 regioni rosse sono invece 8 quelle che sono o dovrebbero diventare zone arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Budia. La Sardegna, Isola Felice, dovrebbe rimanere bianca. Ti potrebbe interessare, pubblicato il 12 marzo 2021 alle ore 14:29. Ultima modifica il 12 marzo 2021 alle ore 14:41.